Francesco Maria Galassi, assistente presso l'Istituto di Medicina Evoluzionistica dell'Università di Zurigo. Questa sera è a Cesena per il convegno Grandi Uomini, Grandi Malattie. Dottor Galassi, prima di tutto, cos'è la paleopatologia? La paleopatologia è lo studio delle malattie nell'antichità e questa analisi può essere eseguita servendoci di scheletri, di mummie oppure di fonti letterarie ed artistiche ed in questo caso si tratta di una branca nuova chiamata paleopatografia e questa è la mia specialità. Quali sono i grandi personaggi del passato che lei indaga? Prima di tutto Giulio Cesare è stato oggetto della mia analisi quando mi trovavo all'Imperial College di Londra. Successivamente ho studiato il caso di Alarico I, Dante Alighieri e adesso sto occupandomi di Piero della Francesca. E su Giulio Cesare si possono fare ipotesi concrete? La malattia di cui soffrì è sempre stata definita l'epilessia, ma tornando indietro alle fonti originarie, in greco e latino, è stato possibile determinare che queste non sono sufficientemente chiare ed è molto più probabile ipotizzare una causa cerebrovascolare, quindi un ictus, molto probabilmente un mini ictus. Prima di tutto, tutte le descrizioni che parlano dell'epilessia di Giulio Cesare sono non sufficientemente chiare, quindi in assenza di una chiara definizione non ci si può assolutamente lanciare con una diagnosi di epilessia. Facendo quindi un passo indietro e guardando la storia clinica dei progenitori di Giulio Cesare, è stato possibile vedere come un suo antenato ed anche suo padre fossero morti di una morte improvvisa dalla descrizione tipica di un infarto o di un ictus. Quindi esiste anche un background di malattie cardiovascolari molto probabile. Invece su Dante Alighieri cosa si può dire? Dante Alighieri è un caso molto interessante. Studiando il poema La Divina Commedia e l'Inferno, in modo particolare è stato possibile rintracciare la conoscenza da parte del poeta della reazione fisiologica di attacco-fuga descritta solo nel XIX secolo da Charles Darwin e nel XX secolo da Walter Cannon. Questa reazione è una reazione che presenta in risposta ad uno stimolo di pericolo. In questo caso lo stimolo di pericolo è la lupa che Dante incontra durante il suo viaggio oltremondano. Il modo in cui la lupa viene descritto è molto poco corporeo. La lupa viene descritta come uno stimolo ansiogeno. Questo può riflettere uno stato di ansia del poeta e l'ansia è uno dei tanti sintomi eminentemente connessi alla narcolessia. Ovviamente la narcolessia, l'ipotesi narcolettica per Dante Alighieri è un'ipotesi del professor Plazzi dell'Università di Bologna. Io credo che il nostro studio, benché focalizzato sulla antichità della reazione attacco-fuga, possa addurre ulteriore evidenza. In futuro sarà forse possibile eseguire uno studio paleopatologico sui resti del poeta a Ravenna e ulteriori dati saranno possibili. La paleopatologia in Romagna è una disciplina sentita oppure c'è solo lei che è originario di Sant'Arcangelo di Romagna? No, io penso che il professor Gruppioni a Ravenna abbia fatto in questi anni cose straordinarie e sicuramente noi tutti dobbiamo seguire le sue orme. In modo particolare con il mio progetto di paleopatologia italiana dell'Università di Zurigo ho deciso che la Romagna avrà un ruolo principale e mi occuperò dello studio di resti scheletrici, in particolare qui a Cesena. Dal punto di vista archeologico, la Romagna e Cesena in particolare si presta per questi studi? Si presta eccellentemente perché disponiamo di un numero di resti osteologici imponente di epoca romana e di epoca medievale, quindi è possibile ricostruire l'evoluzione delle patologie e di altri fenomeni, quali per esempio la dieta delle antiche popolazioni e quindi verificare se vi siano state modificazioni nello stile di vita e nei fattori favorenti le patologie nel corso dei secoli. Lei ha soli 27 anni, però si occupa di una disciplina che non è molto di moda. Come mai questa scelta? Beh, guardi, io credo che se vogliamo avanzare la scienza e la conoscenza è fondamentale capire da dove arriviamo e quindi un approccio archeologico alle patologie è fondamentale.
Se riusciamo a capire come queste si sono modificate nel corso dei secoli e da dove esse provengono, potremo in futuro essere in grado di veramente trovare una strategia terapeutica e clinica sempre più efficiente.